Il clima dell'antropocene, politica, sostenibilità e cultura, martedì 28 settembre, un pomeriggio organizzato dall'Università di Urbino per sensibilizzare, appunto, come dice il titolo, sull'ambiente, sul nostro futuro. Sì, quindi il titolo dice un po' tutto, no? Sono tutte cose collegate, il clima, l'antropocene e poi risolvere i nostri problemi che nascono nell'antropocene tramite politiche, tramite sensibilizzazione e anche cultura. E questo magari dico subito perché credo che non è soltanto un risolvere i problemi con la tecnologia. Certo, la tecnologia è molto importante, ma credo che per affrontare questi grandi problemi come il clima, cambiamento climatico e sostenibilità, bisogna anche cambiare pensiero, cambiare cultura, e di questo parleremo. Sì. Un pomeriggio aperto, Urbino è una città universitaria e Collegio Raffaello oggi ospita questa conferenza, fino alle 20:30 sarà un susseguirsi, ma anche degli spazi dove poter toccare con mano e conoscere la realtà. Questo è importante, cioè, avere anche l'aspetto pratico. È importante, molto fondamentale, realizzarci che il nostro fare, il fare sempre locale, quello che facciamo localmente, ha anche un impatto globalmente, no? E questo è qualcosa che dobbiamo mettere nella testa. Di solito facciamo e il nostro fare ha un impatto locale, quello che sappiamo, no? Ma quando parliamo di clima, di emissioni di gas serra, eccetera, ogni volta che guidiamo la nostra macchina, queste emissioni di gas serra ha un impatto globalmente. E questo è difficile di capire come uomini, e quindi è importante che per esempio le bancarelle che troviamo qui di Legambiente, di altri, le CAI eccetera, sono tutte attività locali, però che hanno anche un impatto, in questo caso positivo, sul globo, sul cambiamento climatico. Quindi è importante di parlare di questo collegamento tra locale e globale. Il lockdown, come ogni crisi, è un'opportunità di cambiare le cose, no? E abbiamo visto nel passato, no? Per esempio la crisi politica, quando il muro di Berlino è caduto, è stata un'occasione per modernizzare l'industria dell'est, dei paesi dell'est, quindi la politica ha preso quella occasione. Anche la crisi del 2008, 2010, crisi economica finanziaria, è stata un'occasione per la Commissione europea, per l'Europa, per introdurre delle direttive, per dire andiamo avanti su questo, abbiamo prodotto meno gas serra, proviamo di andare avanti su questa strada, e abbiamo avuto la direttiva 20-20-20, quindi ridurre le emissioni di 20% entro l'anno scorso. Siamo arrivati a meno 30, no? Grazie anche al Covid. E durante il Covid, un anno fa, la Commissione europea e poi a livello politico il Parlamento, il Consiglio hanno approvato la direttiva per ridurre le emissioni a meno 55% entro il 2030. Quindi le crisi sono sempre un'occasione per la politica di imporre qualcosa per il bene di tutti, umani e non umani, diciamo.